Cosa acceso Mi sentite? Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, io mi chiamo Stefania Lucamante, insegno qui al. All'Università uh, di Cagliari e oggi sono estremamente contenta di poter moderare questo panel uh, perché sono, cioè siamo qui tutti in postazione, noi di letteratura italiana um, siamo tutti interni eccetto Antonio Di Silvestro che si collegherà uh, da uh, Catania, giusto? Antonio Di Silvestro, benissimo. Um, volevo innanzitutto dare l'annuncio che è uscito sul numero di oggi della Nuova Sardegna un articolo a firma di, della professoressa Cristina Lavinio intitolato I mondi di Grazia Deledda. Per cui penso che eh, subirà un picco la, la, la vendita della Nuova Sardegna oggi, perché vi consiglio di leggere questo articolo della nostra collega. Um, uh, oggi abbiamo uh, un uh, coordino, coordino uh, questo panel che ha uh, cinque relatori e um, comincerei nel dare la parola alla professoressa Fresu, che insegna storia della lingua um, italiana e, di, e, e linguistica italiana all'Università di Cagliari. E eh, le sue ricerche sono incentrate sulle scritture non letterarie di varie epoche e tipologia testuale, ehm, epistolari, autobiografie, cronache, diari, coordina diversi progetti di ricerca finanziati, incentrati soprattutto sulla lingua della prosa educativa, dall'antichità all'età contemporanea. È socio di diverse istituzioni filologico-linguistiche e deputato di Storia Patria degli Abruzzi. Fa parte del comitato scientifico di varie riviste e collane di ambito storico-linguistico. Co-dirige la collana della nuova serie dei quaderni del Centro internazionale di studi cateriniani. Uh, si occupa anche di uh, tematiche per me fondamentali, uh, appunto abbiamo parlato ieri um, del sistema simbolico dei colori nell'opera di Grazia Deledda e ho avuto occasione di uh, saccheggiare la voce enciclopedica della mia collega sui cromonimi. Eh, il titolo dell'intervento della professoressa Fresu è La produzione educativa di Grazia Deledda. Mm, prima ancora, però, che inizi la mia collega, volevo dirvi che dopo l'intervento del professor Cannas, quindi il terzo intervento della mattina, faremo una piccola pausa caffè. Dopodiché riprenderemo con l'intervento del professor Caocci e poi um, il, uh, quello del professor Di Silvestro in remoto. Grazie. Prego. Grazie. Ringrazio la collega e amica Stefania Lucamante per la, per la presentazione generosa, fin troppo generosa. Ringrazio moltissimo eh, gli organizzatori del convegno e in modo particolare il professor Caocci e eh, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico per avermi generosamente coinvolta eh, in questa iniziativa. E sono anche onorata eh, di poter avviare i lavori di questa seconda giornata eh, dedicata alla figura di Grazia Deledda. Eh, sulla quale intendo soffermarmi eh, con lo sguardo disciplinare che mi è più familiare, eh, cioè quello dello storico della lingua, richiamando l'attenzione eh, su una parte della produzione della nostra autrice rubricata eh, di solito tra la letteratura minore. Mi riferisco, eh, come si eh, deduce dal titolo dell'intervento, alla produzione eh, caratterizzata da finalità educative e nello specifico quella diretta all'infanzia, che eh, sebbene presente sin dagli esordi e nell'intera parabola artistica dell'autrice, costituisce un aspetto della scrittura eh, di Deledda pressoché trascurato e forse sottovalutato. In questa sede dunque eh, mi propongo di avviare una riflessione eh, che possiamo... Definire propedeutica preliminare a un futuro scandaglio storico-linguistico sulla produzione di Deledda diretta all'infanzia, cercando innanzitutto di eh, rievocare sia pur brevemente il contesto culturale entro il quale si colloca la scrittura didascalica di Deledda, nella consapevolezza che a tale contesto la nostra scrittrice appartenne pienamente sia come fruitrice nella fase di apprendistato letterario, condotta come ben sappiamo da autodidatta sia come produttrice completamente immersa dunque in quei circuiti editoriali ed intellettuali eh, dell'epoca nei quali gravitarono numerose altre scrittrici allei coeve e con le quali grazia condivise percorso formativo, preoccupazioni stilistiche, generi testuali, esperienze professionali e culturali. Negli ultimi decenni si è assistito a un notevole incremento di studi eh, mirato a evidenziare la femminilizzazione dell'editoria italiana, che si registra grosso modo a partire dalla fine dell'Ottocento e più in generale intenti a ricostruire il quadro della proteforma scrittura delle donne, che, a cavaliere dei due secoli, in coincidenza non casuale, peraltro, con i processi di modernizzazione, letteralmente esplode. Moltissime donne, come è noto, eh, scrivono, pubblicano e all'attività di giornaliste e di scrittrici eh, molte affiancarono l'impegno pedagogico, dando origine a una letteratura educativa e di intrattenimento di ampie dimensioni che costituisce un osservatorio privilegiato per cogliere i modelli di lingua che all'indomani dell'unità si andavano proponendo e diffondendo nel nuovo pubblico, formato soprattutto, ma non solo, da donne e da bambini. Si tratta di un fenomeno che è anche eh, uno specchio, uno specchio sfaccettato entro cui si riflette il mutato rapporto delle donne con la scrittura, non più relegata a quest'altezza cronologica soltanto alla sfera privata. Di là dall'angolo visuale adottato, infatti, le ricerche insistono sull'appropriazione delle donne in questo lasso di tempo di spazi culturali e professionali in passato a esse preclusi e ribadiscono il livello altissimo di ricezione, soprattutto nel pubblico femminile e giovanile, con significative ricadute sul piano della diffusione della lingua nazionale. A tale proposito, eh, in altre occasioni mh, si è avuto modo di sottolineare i vantaggi che si ricavano in termini storico-linguistici dalla, dalla ricognizione formale di testi pedagogico-ricreativi, che, lo ricordo, per la loro funzione fortemente modellante, non solo sul piano etico-comportamentale, ma appunto anche linguistico, furono ricompresi, come è noto, tra gli strumenti di diffusione della lingua previsti da Manzoni. E per questi aspetti mi permetto di rinviare eh, ai miei lavori sul tema che state vedendo nella slide insieme a un'altra serie di strumenti bibliografici che si sono soffermati sulla eh, questione. Ora, tali vantaggi, cioè i vantaggi di studiare linguisticamente questo tipo di produzione, sono ancora più evidenti per la produzione diretta all'infanzia. Che però fatta eccezione per i grandi classici, quelli che tutti conosciamo, la, quella che viene chiamata la Formidabile Eterna, cioè collodi, eh, De Amici e Salgari, resta ancora poco rappresentata nei manuali di storia della lingua italiana. Eppure la letteratura per i ragazzi, eh, più forse che altre manifestazioni scritte, restituisce con efficacia la diffusione e la stabilizzazione della norma linguistica e anche la sua percezione nella comunità dei parlanti, proprio per il ruolo formativo di cui è investita e per la sua riconosciuta funzione sociale. Tanto più in un momento di formazione etica e civile come quello a ridosso dell'unità, quando la letteratura per l'infanzia si configura come genere pienamente autonomo, anche in quanto mercato editoriale ben distinto e foriero di lauti guadagni. E questa è una dinamica, sappiamo bene, che si è innescata anche a seguito del progressivo distanziamento tra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini, che conduce a una nuova visione antropologica dell'infanzia, in cui appunto i bambini iniziano a essere percepiti. Come un mondo distinto, staccato rispetto agli adulti. Il rimando qui, soprattutto sempre dal mio punto di vista storico-linguistico, è ai lavori sul tema di Laura Ricci e, in modo particolare, il suo saggio proprio sull'italiano per l'infanzia. All'interno di questo quadro di riferimento, Grazia Deledda costituisce un caso limite e nel contempo paradigmatico di un contesto collettivo e condiviso. Intenzionata sin dall'adolescenza a occupare un posto di rilievo nella letteratura alta, come ben sappiamo, e lucidamente conscia delle potenzialità della nascente industria editoriale, Deletta avviò, come è noto, la sua carriera di scrittrice privilegiando proprio il rapporto con le riviste locali e poi nazionali, da prima come lettrice, poi come collaboratrice, con una determinazione, anzi Intraprendenza, per dirla con le parole di Giovanni Pirodda, davvero straordinaria. Nei suoi esordi, anche Deledda si rivolge ai due principali bacini di utenza a cui si dirigono gli sforzi educativi dell'epoca, e cioè le donne e l'infanzia come molte sue colleghe coeve, con le quali peraltro fu in contatto, anche la giovane Nuorese dà alle stampe racconti diretti al pubblico femminile, su periodici specializzati, basta ricordare Uno per Tutti, la rivista per le signorine diretta da Sofia Bisialbini, Albini, con la quale peraltro Deletta fu in contatto epistolare, e novelle, novelle pensate per quei bambini che protagonisti o destinatari sempre, sempre, Saranno presenti, come diversi studi hanno messo in luce nel suo universo letterario. Eh, ieri si è parlato dell'ultima moda della rivista eh, precipuamente consacrata a un'utenza femminile, sulla quale sappiamo che Deledda esordisce con un trittico di eh, racconti. E ancora le opere dirette all'infanzia, stavo dicendo prima, nello specifico accompagneranno l'intera esistenza della nostra autrice certamente come produzione minoritaria, ma con caratteri propri e originali, come ha osservato Francesca Bernardini Napoletano in un suo bel saggio eh, datato eh, del 1998, ma sempre valido, eh, sulle scrittrici per l'infanzia tra i due secoli. Allora, per comprendere eh, questa continuità sulla quale mi pare opportuno insistere, torna utile tenere presente le raccolte come quelle proposte nella slide. Eh, rappresentative per il loro dato cronologico di due poli, potremmo così dire, delle, uno di esordio e l'altro di scrittrice ormai affermata, posti appunto agli estremi dell'attività dell'EDiana. È eh, infatti del 1890 la prima Silloge nell'azzurro eh, apparsa per l'editore Trevisini è stata linguisticamente indagata nel 2014 da Maria Rita Fadda negli eh, anni 30, invece, a poca distanza dal Nobel, si collocano altre due raccolte: la raccolta Il dono di Natale, eh, che contiene 17 racconti, quattro dei quali già apparsi altrove, negli anni 10 eh, 20 circa, e eh, già fa racconti per ragazzi, eh, composto da 5 eh, novelle, 3 delle quali incentrate sulla notissima figura popolare del furbo shock e poi degli stessi anni è eh, una singolare isolata compilazione di un sussidiario per la terza elementare in uso nel ventennio fascista, direi un unicum eh, stando alle attuali conoscenze nella produzione delediana, eh, su cui si è soffermato Alfio Centini in un suo studio del 2012 mirato a ricostruire eh, i rapporti tra Deledda e il regime fascista e eh, sul quale sto conducendo uno studio linguistico mirato nella prospettiva appunto dell'italiano per la scuola, perché era appunto destinato alla, eh, terza, eh, alla, classe, ehm, alla terza classe elementare. Ma come detto, si tratta di estremi cronologici. Molte altre opere caratterizzate dalla forma breve e palesemente concepite per una fruizione fanciullesca costellano la carriera di Deledda. Tra le molte eh, mi piace ricordare qui cani, gatti, pulcini ed altri animali, scene rustiche eh, dell'editore pal palermitano Sandron. Appare nei primi anni del 20. Eh, mh, lo ricordo perché è compreso nella collezione per il mondo piccino sulla quale pubblicarono racconti educativi eh, numerose altre educatrici del tempo, note e meno conosciute come Ida Baccini, come Anna Vertua Gentile Marchesa Colombi, ma pubblicarono anche, vi pubblicarono anche autori illustri come Salvatore di Giacomo e Luigi Capuana e sua moglie Adelaide Bernardini che pure era un'educatrice. Ciò a conferma del circuito editoriale orientato verso target ben definiti in cui Deledda era pienamente inserita. E nella medesima collana, cioè il mondo, eh, per il mondo piccino, viene pubblicata nel 1899 anche una serie di vicende, appunto dal titolo Già fa. Eh, anticipate nel 1892 nel Paradiso dei Bambini la rivista pubblicata per i Torchi Perino eh, come si ricava dalla preziosa eh, rassegna bibliografica delle novelle approntata da Piero Mura eh, su Portales eh, tra il 2002 e il 2004 e eh, questi sono testi come detto che poi confluiscono, eh, confluiranno nel volume del 1931 già fa racconti eh, per eh, i ragazzi allora, proprio questa raccolta del 31, ad esempio, si presta a mostrare quelle ipotesi di lavoro circa l'opportunità di accertamenti linguistici di una simile produzione cui si alludeva in apertura. Eh, innanzitutto perché si colloca in un momento storico di cambiamenti sul piano formale nell'ambito della letteratura giovanile scolastica, come osserva ancora Laura Ricci, alludendo nello specifico alle restrizioni, alle manipolazioni, alle politiche di controllo del regime su tutti i prodotti culturali, tanto più quelli rivolti ai giovani. In secondo luogo si presta per il soggetto prescelto. La figura dello scemo del villaggio, l'antieroe credulone, balordo e astuto nel, tempo, nel contempo, <coughs> scusate, su cui ha scritto pagine eh, interessanti tra gli altri Matteo Martelli, è una figura che, come sappiamo, ha origini arabe, è ben radicata nella cultura siciliana, dove fa la sua comparsa scritta. Eh, nella seconda metà dell'Ottocento, nelle raccolte popolari di eh, Giuseppe Pitré, da cui verosimilmente prese spunto Deledda, che certamente conosceva l'opera dell'illustre etnologo siciliano, come si ricava eh, da cenni sparsi nelle Lettere ad Angelo de Gubernatis. Presente in ogni parte del mondo, Giufà o Giaffà, come si chiama nei racconti dei Lediani, costituisce una figura comica e nel contempo fortemente educativa intorno a cui si sono sviluppati diversi cicli narrativi autonomi ed è dotato di tratti universali che rendono le sue bislacche vicende tragicomiche adatte a trasposizioni sparse nel tempo e nello spazio. Nel dominio italiano, per esempio, vanta interpreti illustri per stare nei decenni contigui alla, alla Deledda, ad esempio Leonardo Sciascia, Italo Calvino, fino a lambire la contemporaneità nella scrittura orale di Ascanio Celestini. Allora, proprio eh, per eh, il soggetto prescelto... Quindi, che presuppone meccanismi di riscrittura, di riuso tematico e formale, ma anche una libera rielaborazione individuale, le storie di Giaffa Giuffa. Come preferite, costituiscono un'ottima specola per esaminare la tempra linguistica e stilistica di chi le racconta, la sua volontà di aderire o viceversa di scostarsi intenzionalmente dagli stilemi tipici del genere, la sua piena autonomia di scelta all'interno delle alternative offerte dal sistema lingua, che sono spesso il riflesso del coevo dibattito grammaticale e di una norma non ancora ben definita così nei racconti delle Diani di Giaffa appare ben rappresentata l'archetipica dimensione orale, elemento costitutivo della testualità di fiabe e leggende e i rimandi sono eh, soprattutto ai numerosi interventi sul tema di Cristina Lavinio ai canonici tratti morfosintattici del parlato, ne state vedendo alcuni nella slide che lascio alla vostra lettura, si accostano gli stilemi tipici del genere, le classiche formule di apertura e di chiusura, c'era una volta, i connettivi narrativi del tipo ed ecco che ad un tratto, i segnali discorsivi propri della colloquialità, per esempio il marcatore sentite, state a sentire che costituiscono una vera risorsa fabulatoria in questi testi e ancora gli operatori di progressione testuali impiegati con funzione fatica come il modulo dovete sapere che la struttura interrogativa diretta immancabile per il forte potenziale didascalico oltre che interlocutorio in questo genere di testi e ancora la predilezione per le forme verbali come il presente storico l'infinito narrativo formule bonariamente colloquiali proprie di una rilassatezza formale che comunque è sempre sorvegliata nella letteratura per i ragazzi, tipica appunto di questo genere. Ma uno scandaglio eh, più raffinato eh, condotto in altri comparti della lingua, come per esempio quello fonomorfologico può restituire anche informazioni circa il grado di allineamento o viceversa di scollamento della scrittrice rispetto ai modelli della prosa letteraria coeva, con particolare riferimento in questo periodo al toscano post-manzoniano. E così non sfuggirà, per esempio, la fedeltà ancora a questa altezza cronologica dell'autrice, per forme accantonate da Manzoni quasi un secolo prima e dunque è netta la predilezione del tipo fra rispetto a tra. È sistematico il ricorso ai pronomi personali soggetto di tipo letterario egli e ella, che come sappiamo abbiamo convissuto fino a, insomma, a, 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 ai nostri giorni, ancora ci sono nei manuali, anche se adesso è accettato lui, lei, loro, come sappiamo bene. Ed è emblematico il caso di conchiudere. Per concludere un esempio su cui insomma, mi, mi baso per, solo per dare un'idea dell'importanza dell di fare anche una microanalisi di questo tipo, che è un toscanismo non occasionale nella prima produzione dell'Ediana, in cui ricorre in controtendenza rispetto alle scelte manzioniane, che sappiamo l'aveva scartato a favore della forma concludere, ma in linea con la prassi della lingua scritta Coeva, come mostra per esempio la disamina di Fadda 2014, che appunto è proprio sulla la lingua della prima produzione eh, dell'Ediana Diana e che qui vediamo che resiste ancora nella raccolta degli anni 30 forse sfuggito a una alla revisione editoriale. Si tratta insomma, sono solo piccoli esempi per mostrare le potenzialità di un'analisi di questo tipo. Si tratta di però indizi preziosi e imprescindibili se vogliamo ricostruire come si sta finalmente facendo da qualche tempo L'itinerario lungo e faticoso che la nostra scrittrice ha saputo compiere per impossessarsi dello strumento linguistico e per piegarlo alle sue intenzioni stilistiche. Come ben sappiamo, le preoccupazioni linguistiche accompagnarono sempre, costantemente, il lungo percorso intellettuale e formativo di Deledda. Sappiamo che in lei la ricerca e la conquista dello strumento espressivo non fu mai disgiunta dalla consapevolezza della difficoltà dell'impresa. Deledda si adoperò moltissimo e lo dimostra il profondo e costante lavoro di revisione, eh, calibrando continuamente le sue scelte linguistiche, soprattutto a livello morfosintattico e lessicale, alla ricerca di un registro linguistico medio, esteticamente efficace e gradito ai lettori, senza tuttavia venire meno alla tradizione letteraria, alla quale la sua prosa si mostra spesso. Tutto ciò acquista una valenza ancora più pregnante in una scrittura destinata a giovani lettori che scaturisce da una vocazione pedagogica autentica e sostenuta da una progettualità educativa precoce che infatti si rivela presto come mostra ad esempio la lettera del dicembre del 1893 che state vedendo nella slide, inviata al gigante biondo, il sassarese Stanis Manca, che è interessante anche per il proposito lucido di Deledda di distaccarsi da certa letteratura convenzionale pesantemente moralistica. Vedete, lo dice nell'ultima riga, una letteratura convenzionale... Mh, e noiosa per i bambini quale esiste ora in Italia. Deledda riesce in questo suo intento rifuggendo da forme idealizzate quasi meccaniche di letteratura bambinesca e ricorrendo invece, come sarà incline a fare anche nella letteratura per adulti, a storie semplici ma reali. È, è emerso anche ieri tante volte negli interventi che abbiamo ascoltato attinte dal libro aperto della vita, sono parole sue a proposito di fiori di Sardegna che si leggono nella missiva a Provaglio del gennaio del 1892, storie in cui risulta sempre valorizzato il senso pratico dell'esistenza e nelle quali i modelli etico-comportamentali appaiono concreti più che fantasiosi e fiabeschi e quindi degni di essere imitati ed emulati, come osserva Andrea Scardicchio nel suo saggio del 2013, che è uno dei pochi sulla Deledda narratrice per l'infanzia. Di questa straordinaria operazione pedagogico-culturale, strumento essenziale è la lingua, costantemente monitorata, calibrata, adattata ai piccoli lettori, che grazia contempla nella loro dimensione spensierata e inesperta. Ma ai quali vuole rivolgersi con lo strumento espressivo adeguato, capace di condurli in quella favola altra, meno felice e ingenua, come osserva nella conclusione del suo ultimo racconto di Giaffa, ma più grande che li attende. Grazie. Grazie. Rita sicuramente avremo domande per tutti i relatori. Eh, prima dell'intervallo per il caffè ehm, ci saranno alcuni minuti dedicati alle domande per i primi tre relatori così eh, possiamo eh, va bene. Ehm... <coughs> uh, adesso uh, uh, abbiamo il professor Roberto Puggioni. Eh, insegna letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere e Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari. I suoi interessi scientifici e le sue pubblicazioni concernono prevalentemente la drammaturgia europea, 5 eh, gli studi su torquato tasso, la narrativa d'Annunziana, l'epistologia letteraria. Le riscritture e la filologia teatrali, gli studi paesaggistici. Fra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano i volumi Filologia, teatro e spettacolo, per Franco Angeli 2018, Paesaggi letterari e contesti geoculturali, per Cesati 2021. Il titolo dell'intervento del professor Pugioni è <coughs> Grazia Deledda, drammaturgo. Grazie. Grazie Presidente, eh, è un ringraziamento di cuore eh, all'ISRE e eh, agli organizzatori e eh, in particolare al collega e amico oh, Duilio Cauci che mi sta eh, a fianco. Un ringraziamento certo per l'invito e eh, per l'occasione. Ecco, mh, assai, assai felice per eh, ragionare eh, di Grazia dell'Eda e lo dico da non specialista di Grazia dell'Eda. Ehm, Ecco, oh, grazie a Deledda eh, drammaturga. Eh, è chiaro che eh, si fa riferimento a, una, a un ambito oh, non esattamente eh, privilegiato oh, dalla, uh, dalla nostra eh, autrice. Eh, vediamo oh, appunto oh, rapidamente eh, alcune eh, riflessioni eh, in proposito. Ecco, oh, se eh, guardiamo alla. Mh, alla situazione della drammaturgia del teatro italiano del secondo ottocento e del primo novecento, eh, si deve registrare un dato acquisito insomma, nella, nella storiografia eh, eh, degli storici dell'arte, ma anche del, insomma, della, degli storici della drammaturgia eh, italiana. Ecco, si deve registrare eh, un ritardo oh, evidente, eh, della, della penisola rispetto oh, al panorama eh, europeo o oh, contemporaneo. Mm, è vero, e pur vero che dopo oh, l'unità d'Italia si affaccia una sperimentazione scenica in concorrenza eh, con l'opera lirica che aveva mantenuto un discreto oh, successo oh, di pubblico, oh, anche lungo, lungo tutto l'Ottocento. Ehm, ecco, oh, questa uh, sperimentazione che, che, che muove, che origina uh, dal periodo uh, post-unitario, uh, come, eh, come eh, eh, parte anche da, uh, dalle sollecitazioni di un pubblico uh, che eh, diveniva uh, via via più esteso, eh, desideroso di, di tematiche, di forme espressive, realistiche e quotidiane. Eh, che iniziano a condizionare quella che, eh, sino a quegli anni, era eh, la cosiddetta dittatura artistica dell'attore eh, matatore. Ecco, in qualche modo è lo stesso pubblico a spingere a una recitazione più attenta, all'interpretazione fedele, diciamo, tra virgolette, eh, dei testi. Uh, rimane certo anche uh, in, questi, in questi decenni il debito e l'ammirazione per la grande uh, drammaturgia uh, europea, sia quella di impronta, uh, impronta uh, verista, sia quella auspicata da, da Emile Zola, per esempio, nel, nel testo o Le naturalisme o teatro. Uh, Zola stesso che individuava uh, in spetri di Ibsen la, la pièce uh, perfetta. Eh, debito e ammirazione anche poi per i grandi eh, autori nordici che eh, riempivano oh, le sale eh, italiane ed erano il riferimento o oh, assoluto, insomma, eh, negli allestimenti teatrali eh, più in voga, Ibsen, Strindberg, eh, Cecov, certamente. Eh, Diciamo che eh, tensioni e, e afflato o verista si mescolano o al simbolo o in tutto questo. Ecco, oh, quindi, ricordata diciamo, la, la situazione di subordinazione molto marcata eh, del, del teatro e della drammaturgia italiana, eh, si deve anche dire, però, che, a cavallo o tra due secoli, eh, si assiste eh, nella penisola a, a una rinno, rinnovata dignificazione dei copioni copioni che eh, precedenza eh, erano, come dire, materia um, eh, assolutamente sotto controllo oh, degli attori e matatori e dei capocomici. Eh, i repertori iniziano oh, a mutare, eh, iniziano a mutare eh, di conseguenza alla mutata realtà sociale eh, I valori della borghesia, smagnosa di ricevere piena consacrazione letteraria, eh, hanno, trovano uno spazio, oh, uno spazio oh, inedito. Eh, è una borghesia ansiosa, come ha scritto Ciro oh, Ferrone, eh, di proiettare la propria immagine nobilitata all'interno dell'illusorio oh, contenitore scenico. Eh, sono questi ancora eh, gli anni eh, del eh, in cui il cosiddetto dramma sociale, eh, sociale si salda al teatro regionale eh, dialettale, come avviene esemplarmente, per no? esempio per eh, la cavalleria rusticana di Verga, siamo oh, nell'84, e eh, questa è una conciliazione nel segno di una scena sensibile alla realtà popolare e allo sperimentalismo documentario entro codici espressivi certamente eh, man mano assimilati dalla, dal pubblico borghese. Ehm, è un contesto o, nel quale la figura dell'autore teatrale eh, letterato o, inizia ad affrancarsi dalla comitenza dei capocomici, ma questo si potrà dire solo con l'affermazione discutibile eh, dei... Testi dannunziani per il teatro e poi soprattutto oh, di Pirandello. Ecco, perdonate questa lunga premessa, ma eh, credo oh, fosse eh, così utile a, a contestualizzare, a collocare proprio l'impegno oh, in ambito oh, drammaturgico oh, della Deletta. Eh, un ambito, lo, lo dicevo all'inizio, non certo privilegiato dalla, dalla scrittrice. E che tuttavia attira il suo interesse di spettatrice, certamente, e saltuariamente di drammaturga in proprio. Con esiti, direi, di qualche pregio, oh, nella cornice della acclarata abilità eh, di eh, ottima imprenditrice di se stessa eh, nel mercato culturale eh, coevo. Ecco, oh, al di là eh, degli altri, di altri abbozzi non portati a termine, il corpus teatrale dell'EDiano include quattro testi. Li ricordiamo. Odio Vince, bozzetto drammatico del 1904, L'EDera, drama in tre atti del 1906, La Grazia, dramma pastorale in tre atti del 21, a sinistra, bozzetto drammatico del 24. Ehm, opere abbastanza di formi per eh, soggetto o genere e che peraltro a proposito dei due centrali, quelli, quelli più noti eh, probabilmente, eh, cioè eh, eh, l'EDERA eh, e la Grazia, eh, eh, sono testi che pongono problemi di autorialità eh, perché mh, ne, ne parleremo oh, poco più avanti. Ehm, Certo, nell'ottica nell uh, di un'edizione critica dei testi, eh, ecco, oh, questa è, è una questione assai grossa, eh, al momento non ancora affrontata adeguatamente eh, dagli, dagli studiosi. Eh, proverò a, a, a fare qualche riflessione su ognuno di questi testi e quanto più rapidamente eh, posso fare. Eh, ecco, la pièce desordio, Odio Vince, bozzetto drammatico in un atto e due quadri, così li chiama la Deleda, le, eh, le due scene, eh, viene pubblicato per la prima volta nella nuova antologia il primo marzo del 1904. Eh, ad una sua messa in scena allude la stessa autrice in una lettera ad Antonio Scano del 25 aprile 1905 riferendo che, cito, eh, che aveva, cito, avuto uno splendido successo, molte chiamate e molti applausi. Sinceramente, sinceramente, eh, dopo questa mia prima ricognizione non sono riuscito a... A ricavare gli estremi di questa, uh, di questa messa in scena, certamente è romana, ma non si sa bene eh, dove eh, e quando, né si registrano recensioni o documenti relativi a questo allestimento oh, scenico. Eh, il bozzetto fu poi ripubblicato nel 1912 in appendice all'edizione Treves del vecchio E la montagna. Quando oh, si fa eh, riferimento a bozzetto o drammatico, o, diciamo che dall'ultimo Ottocento così si definiva un componimento per la scena di breve estensione, generalmente sviluppato eh, in un atto unico ed impronta eh, prevalentemente verista, eh, come i, i due testi Verghiani In Portineria e Cavalleria Rusticana. Odio Vince è ambientato nel 1869 in un indefinito paese sardo o barbaricino. In questa sua prima prova rappresentativa, eh, Deledda mostra una notevole maestria di condensazione drammatica, centrata sulla faida tra gli Aras e Elisia, e marcatamente incardinata nello spazio chiuso della cucina eh, degli Aras, luogo carico oh, di riverberi della eh, disamistade. Eh, anzi scenario oh, in cui vive e si alimenta la memoria diretta del, dell'inimicizia eh, mediante il racconto dell'anziano zio Mauro al nuorese cavaliere Spanu, artefice di un tentativo di pacificazione tra le due famiglie. Eh, dice eh, zio Mauro, 18 anni fa, dopo parecchi delitti accaduti nelle nostre famiglie, un assassino penetrò fin qui in questa cucina. E pugnalò mio genero. Qualche tempo dopo fu assassinato Don Antonio, Don Antonio Ligia, esponente dell'altra famiglia. La sua morte fu tremenda, dicono che gli assassini bevettero il suo sangue. Ah. Ecco, oh, la cucina, appunto, si diceva ambiente privilegiato tra gli spazi dell'intera produzione e eh, delle Diana, e in particolare della produzione eh, drammatica eh, delle Diana. Eh, L'autrice eh, si preoccupa di descrivere eh, con ogni dettaglio oh, le cucine, eh, certamente lo fa anche, eh, per esempio, oh, nell'Edera. Eh, se pensiamo a Cosima, ecco, sembra di ritrovare insomma eh, quella cucina eh, con eh, appunto tutti i riflessi autobiografici anche eh, in, questi, eh, in questi testi. Eh, Eh, ecco la cucina, dicevo il cuore simbolico e fisico oh, del bozzetto, una sorta di, di scenario agens che catalizza e regola tutta l'azione, suggerisce i movimenti dei personaggi, una sorta di diaframma tra passato oh, e presente. Eh, contiene eh, il non detto, il temuto che si manifesta nell'ossessiva attenzione alla porta e all'altro uscio, spiragli di vita e minacce eh, di morte. Eh, la Deleda ne offre una vivida descrizione nell'apparato didascalico o al principio o del testo. Eh, forse non leggo perché ci vorrebbe un po' troppo tempo. Eh, alla non leggo dico, oh, la, la didascalia oppure la leggo. Eh, cucina sarda con focolare di pietra nel centro sopra il focolare pende ad altezza d'uomo una cannita ingraticolato di legno di un metro quadrato circa sospesa alle travi del tetto per mezzo di quattro corde di pelo sulla cannita stanno ad affumicare varie pezze di formaggio sulle pareti color terra stanno appese grandi casseruole di rame spiedi e taglieri di legno, arnesi per far la farina due archibugi sardi, una sella, una tasca una bisaccia ricamata, un cappotto, una leppa e un rosario, un'arca di legno nero in un canto, stuoie di giunco ripiegate e appoggiate alla parete, sgabelli di legno e di ferula, una lampada di ferro a quattro becchi pende dalla cannita, un finestruolo con una pianta di basilico in un vaso di sughero, una porta in fondo, un uscio a destra. Eh... Sembra un atto notarile così. Sì. Come sì, sì, ma eh... certo, eh, a parte. L'impressione di atto Notarile, eh, certo, è che in tutti e quattro i testi i drammatici, eh, la Deledda, quando, oh, questi, quando oh, appunto le didascalie, eh, eh, si potrà purare che, eh, insomma, nei due eh, testi intermedi, le didascalie siano interamente sue, la Deledda mostra un'attenzione assoluta a. a veramente puntualissima sempre all'organizzazione eh, degli spazi eh, eh, che evidentemente intendendo determinare eh, proprio anche eh, la messa in scena quindi rivelando eh, diciamo un'attenzione una competenza ecco tutt'altro che dilettantesca anche dal punto di vista eh, delle necessità eh, di allestimento scenico. Alla concentrazione spaziale corrisponde l'estrema condensazione temporale dell'intreccio che si sviluppa in poche ore tra la sera del primo quadro e la notte del secondo. Un intreccio governato sull'asse di un duplice movimento. Un matrimonio, che qui si festeggia, concepito per eh, rinvigorire con un nuovo maschio le opportunità di vendetta degli aras, una relazione clandestina tra i due più giovani esponenti delle due famiglie in lotta, Ignorata ma auspicata eh, dal cavaliere eh, nuorese. L'esito è chiaramente percepibile eh, fin dall'inizio o nella rassegnata consapevolezza di zio Mauro, eh, l'anziano zio Mauro della famiglia Aras. Sarà più facile vuotare il mare che metter pace fra le nostre famiglie. Io sono vecchio, io sono disposto alla pace di questo e dell'altro mondo. Ma gli altri sono giovani, il loro sangue è di fuoco, non è sangue il loro, è odio fatto sangue. Odio che quando viene soddisfatto dà una volutà più grande di ogni altra volutà. L'odio però è più forte di, tutto, di tutte le passioni. Chi non ha odiato non è un uomo». Ecco, oh, grazie a Deledda, con una scelta scenica direi piuttosto oh, felice, non prevede uno scioglimento cruento o esplicito. Il finale è sospeso intorno al rabugliante e fraudolento ingresso in casa Aras di Iacu Liscia, a sigillo oh, della pacificazione impossibile, preludio di un nuovo episodio di sangue. La specola drammaturgico antropologica dell'autrice ribadisce la feroce immutabilità di un codice relazionale dominato dall'odio. La formula breve del bozzetto appare congeniale alla Deledda, quasi un corrispettivo teatrale, eh, penso si possa dire, della migliore scrittura novellistica. Della sua migliore scrittura eh, novellistica. Eh, passiamo al secondo testo. Ecco, oh, gli studi di Dino di Manca hanno oh, diciamo, fatto oh, eh, una puntuale eh, chiarezza eh, sulla lunga gestazione, sul complesso percorso editoriale del romanzo oh, Ledera, uscito in volume in Italia per i tipi di Colombo oh, nel 1908. A maggio dello stesso anno, eh, del 1908, oh, L'autrice La, uh, già pensava a una versione teatrale dell'opera, eh, come testimonia una lettera di un attore e impresario di fama, qual era Ruggero uh, Ruggeri. A ogni modo, l'anno successivo viene approntata dalla scrittrice, in collaborazione con Camillo Antona Traversi la riduzione scenica del testo che, come è noto, fu rappresentato per la prima volta al Teatro Argentina di Roma la sera del 6 febbraio 1909 e replicato per ben dieci sere consecutive. Chi era Antona Traversi? Era un letterato di qualche spessore, uno scrittore di teatro piuttosto versatile, godette di una discreta fama di pubblico. Uh, non così eh, della critica insomma um, i problemi appunto oh, di, di carattere filologico di cui parlavo prima quanto, quanto Antona attraversi eh, mette mano oh, al testo al testo che poi eh, verrà eh, pubblicato uh, se eh, bene interpreto o oh, un articolo di Domenico Oliva, Domenico Oliva era eh, uno dei più autorevoli eh, critici teatrali e nazionali e poi romano soprattutto col giornale d'Italia, diciamo che era il, il critico principe della capitale. Ecco, se ben interpreto oh, questo scritto oh, di Oliva, sembrerebbe che eh, Antona Traversi abbia, come dire, eh, Giocato un ruolo abbastanza significativo nella, nella versione ultima uh, della, uh, del libretto. Uh, se uh, andiamo uh, un minimo a mettere a fuoco uh, il testo drammatico, uh, ecco ciò che appare evidente rispetto al romanzo uh, è che sono, sono presenti diciamo, due macro uh, varianti uh, motivate dalle esigenze sceniche. La prima concerne l'imponente, davvero imponente apparato di didascalie, una sorta di, di regia implicita, davvero pervasiva. La seconda riguarda il taglio temporale che connota lo scioglimento in un finale che comprime la durata dell'esilio fuga dei due amanti e la forma del loro ricongiungimento. Non farei riferimento alla trama ben nota delle vicende narrate e nel romanzo rappresentate del dramma. Certo è che le scelte che connotano la versione teatrale del testo non sembrano sempre riuscitissime, eh, almeno se le si guarda il rapporto al pathos e ai perfetti equilibri narrativi eh, del romanzo. È ipotizzabile eh, che l'autrice o i due coautori abbiano, in certa misura, accolto i suggerimenti eh, di Ruggero o oh Ruggeri che nella già citata missiva del 27 maggio 1908 eh, metteva in guardia la scrittrice, ricordandole il modesto amore del pubblico per il teatro di costume, sto citando, eh, Ruggeri diceva tutto al più lo accetta in piccole dosi, un atto o due al massimo, invitando quindi l'autrice a compiere un'opera di dimagrimento eh, significativo, sostanziale eh, del testo. Um, Ruggero Ruggeri era un attore, un attore, un impresario teatrale piuttosto colto e raffinato. E, diciamo che è, è, è sicuramente uno dei, dei, degli autori, i, attori i, di maggior spessore, di maggior fama in quella, uh, in quella Roma. Eh, diciamo che è anche grazie alle sue interpretazioni che eh, i testi di, di D'Annunzio e di Pirandello oh, trovano oh, successo insomma, eh, almeno nella fase, eh, nella fase iniziale. Eh, ecco, Ruggeri raccomandava certamente un taglio oh, sensibile eh, del testo oh, e eh, eh, contemporaneamente però raccomandava, raccomandava di Rivedere i tratti dei personaggi, di rivedere i tratti dei personaggi affinché non impallidissero oh, troppo. Ehm, evitando, diceva, cito, un difetto comune a tutti i lavori teatrali che ripetono la loro origine dal romanzo. Se non che le esigenze di sintesi drammatica, i tagli consistenti operati da Deledda, Antona Traversi paiono eccessivamente vocati, almeno così a me paiono, eccessivamente vocati all'effetto teatrale eclatante. Eh, il lento e delirante percorso di Annesa, che la conduce all'omicidio, e il tempo sospeso della notte intespesta risultano compressi in modo abbastanza eh, meccanico. Si sacrifica la preparazione e le ragioni della condotta folle eh, della donna, L'assenza dell'ampio intervallo temporale che precede il ritorno dei due amanti eh, e anche il loro subitaneo eh, invecchiamento eh, rendono un poco inverosimile il processo di espiazione e troppo ravvicinato al delitto il tormentato matrimonio tra, eh, tra i due. Come lo scrisse Oliva, citato prima, le nozze, cito... Paiono non un castigo, ma un premio. Lo spettatore resta disorientato e non comprende quali sia l'intento e l'anima dell'opera. In realtà Oliva è abbastanza uh, contraddittorio nella sua, nel suo articolo dopo aver assistito uh, alla prima uh, dello spettacolo, al Teatro Argentina. Eh, perché poi invece eh, Oliva eh, riconosce eh, il felice successo della rappresentazione l'attenzione che lui definisce religiosa del pubblico la novità dell'argomento, le ripetute chiamate degli interpreti al proscenio la compagnia che mette in scena eh, il testo è la compagnia Sainati e Storace Compagnia di, di un certo rilievo a cui la Deledda si era rivolta dopo, oh, come sappiamo, oh, il rifiuto di Eleonora Duse di interpretare eh, Annesa. Eh, ma questa è un'altra storia abbastanza nota, insomma, non è il caso qua di, i, di ritornarci. Eh, preferisco invece. Eh, vedere come eh, la Deleda reagisce alle, alle censure ma anche agli apprezzamenti eh, di Oliva. Eh, scrive eh, ancora a stretto giro di posta nel febbraio del 1909 l'esito dell'EDERA è stato anche migliore di quello che io osassi sperare, non tanto per me quanto per il buon Antona Traversi. Sono contenta che le cose non siano andate peggio. Io la ringrazio ancora della sua gentilezza, della sua bontà, dovrei anche dirle come annesa a Prete Virdis che non voglio pensare più percorrendo una via che non è fatta per me. Sembra, come dire, una dichiarazione di intenti, un abbandono, insomma, di, di, di eventuali futuri impegni in ambito teatrale. Eh, Bisogna anche ricordare tra le recensioni positive eh, allo spettacolo quella uh, di Stanis Manca, eh, eh, appunto quelle seguite alla, alla prima uh, della messa in scena, eh, Stanis Manca che era diventato oh, nel frattempo oh, critico teatrale del quotidiano La tribuna, è una critica sostanzialmente eh, favorevole, eh, la deleda replica con uh, due lettere, insomma, di, di ringraziamento abbastanza, abbastanza formali eh, ecco il proposito di non occuparsi presidente come siamo con tempi mi Va sa bene che... mm, grazie ecco tre tre. Eh, bene <ride> ecco speravo eh, sì eh, dicevo il proposito oh, appunto di non occuparsi più di drammaturgia eh, sappiamo non viene eh, affatto o mantenuto dalla scrittrice eh, si concretizza eh, invece l'interesse, il suo interesse per l'opera in musica, interesse che era progressivamente eh, maturato dopo l'incontro uh, col marito, con, con Palmiro Madesani, eh, che troviamo insomma variamente eh, testimoniato oh, in diversi eh, documenti. Mm, la Deledda è frequentatrice abbastanza assidua del Teatro Costanzi di Roma, Teatro Costanzi, che diverrà come sappiamo, poi il teatro oh, dell'opera, eh, sappiamo anche: eh, ecco qua eh, riprendo un passaggio della, del volume di, di Maria Elvira Ciusa, Grazia dell'Eda, Una vita per il Nobel. Sappiamo eh, anche che già nel 1900 oh, si era rivolta a Giacomo Puccini per chiedergli senza successo di musicare La Via del Male, eh? quindi molti anni prima. Eh, sia come sia, il 30 marzo del 23 eh, presso oh, appunto il Teatro oh, Costanzi eh, viene rappresentata La Grazia, dramma pastorale in tre atti, scritto a sei mani con Claudio Guast Guastalla, eh, letterato, librettista e eh, compositore, eh, e Vincenzo Michetti, il compositore, insomma, ufficiale eh, del testo. Eh, che viene pubblicato da Ricordi nel 21. Ecco, sappiamo che si tratta della trasposizione melodrammatica della novella dell'Ediana di notte o Gabina, eh, i cui avvenimenti però, si badi bene, nel libretto sono rappresentati nell'intermezzo e nel terzo atto, preceduti qua da un lungo antefatto non presente nell'opera narrativa. Eh, non racconterei la, uh, la vicenda. Uh, Qualcuno avrà visto il film ieri notte, quindi sì. la, la versione eh, cinematografica. Ecco, oh, preferisco invece eh, ricordare che eh, la gestione dell'opera fu assai complicata, durò qualche anno. Ehm, in un documento che ho trovato nell'archivio oh, Ricordi, eh, Michetti. Eh, di fatto oh, fa da mediatore per il contratto o oh, della deletta sempre molto attenta a, questo, oh, a questi aspetti eh, dice eh, Michetti a ricordi secondo il desiderio oh, che eh, da voi espresso mi con lettera del 19 corrente qua siamo a Novembre del 19, ecco capite quindi siamo quattro anni e prima rispetto alla, alla rappresentazione, due anni prima rispetto alla pubblicazione del libretto. Eh, dicevo: secondo il desiderio da voi espresso, mi con lettera 19 corrente, ho iniziato trattative con la signora Grazia Deledda e per essa col cavaliere eh, Palmiro Madesani, suo marito. Sono lieto di comunicarvi che ho trovato le migliori disposizioni per un accordo. Poiché nessun ostacolo oh, si fa alla proposta di annullare il contratto interceduto fra la signora Deledda e me, soltanto la signora Deledda preferirebbe comprovare un qualche, eh, in te, un qualche interesse alla fortuna del mio lavoro. E per questo invece del forfait propone di stipulare direttamente con la vostra casa un contratto che le attribuisca una piccola percentuale. La Proposta mi sembra equa ed accettabile, ve la comunico. E ci sono delle altre lettere che poi danno conto di, di questa uh, della trattativa, uh, diciamo uh, commerciale. Ehm, dicevo, uh, la, uh, la ecco, questo è uno dei complessa uh, dell'opera, sappiamo anche del coinvolgimento uh, iniziale di, di Biasi. Eh, Biasi che appunto oh, eh, propone alcuni bozzetti che vengono peraltro puntualmente eh, corretti eh, dalla eh, De Leda, corretti in termini di, di indicazioni. Eh, sappiamo anche che la soprano cagliaritana Carmen Melis, ben nota, eh, una delle dive del Teatro Costanzi, eh, doveva eh, interpretare il ruolo della, della protagonista a eh, femminile, eh, la Melis non gradita eh, a Michetti, il quale peraltro ha i suoi problemi a, a mettere insieme insomma, la compagine eh, degli interpreti. Eh, diciamo che eh, il il, la, la rappresentazione eh, del testo, ci sarebbero tante cose da dire su, sullo specifico o oh, testuale, ma insomma eh, lascerei stare, ecco il testo ebbe eh, l'opera ebbe eh, un discreto successo abbiamo disponiamo di, di, di un nucleo piuttosto oh, esteso di, di recensioni eh, vero è che in queste recensioni eh, la deledda sembra quasi scomparire eh, si parla della grazia di Michetti eh, di Michetti come non è strano peraltro in ambito oh, bello, melodrammatico eh, eh, diciamo che sembrò soprattutto, oh, lo ha rilevato Marrocco, ma insomma, eh, questo è sembrò soprattutto oh, che il pubblico apprezzasse que quell'equilibrio oh, eh, di, di, di primitivo, insomma, la giusta quantità ah, eh, di primitivo che accomunerebbe la musica di Michetti e, e, e il libretto. Eh, si, credo si possa dire che la D'Eleda ah, si disinteresserà poi. Eh, non so adesso oh, quali siano state le sue reazioni, insomma non, non ho trovato nulla in proposito alla, eh, al discreto successo della messa in scena, eh, di fatto si dimenticherà abbastanza rapidamente eh, di, questo, oh, di questo testo. Eh, sempre nell'archivio Ricordi e si può, oh, è presente eh, una lettera di Michetti. Una lettera che fa riferimento alla, agli interventi di, eh, di Guastalla interventi significativi forti sul libretto e anzi Michetti si lamenta con ricordi perché eh, nella riedizione del libretto questi eh, eh, diciamo, oh, questi, questi interventi queste, queste varianti non sono ancora state eh, accolte non mi risulta che la Deledda metta a voce eh, in capitolo eh, ecco eh, chiuderei, chiuderei dicendo oh, solo oh, due cose rapidissimamente eh, sull'ultimo oh, testo oh, della Deledda, eh, un, un altro bozzetto drammatico intitolato A Sinistra eh, che risale al 1924. Ecco, è un'opera un non ambientata in Sardegna, eh, c'è quasi una situazione da... Mh, da commedia o da, o da tragedia, non saprei, da dramma, da salotto, e il salotto è veramente la, a, eh, il luogo di ambientazione, appunto, con cui si apre il testo, è un testo, è un testo piuttosto breve, eh, diciamo abbastanza di forme, eh, di forme eh, dalle altre opere, è un tema che se vogliamo si può interpretare con. Anche, anche se non soprattutto come un'attenzione alla condizione eh, femminile nel confronto, nel confronto anche eh, con, eh, con l'Europa eh, con eh, di cui si fa eh, portatore eh, lo straniero, lo straniero presente. Qua eh, il dramma eh, eh, prevede tre soli personaggi, madre, figlia e, e, e lo straniero. Eh, tra l'altro è, è significativo che la Deledda non dia nomi propri eh, a questi tre eh, personaggi, ma li presenti proprio secondo questa uh, specifica uh, tipologia. Uh, certo c'è il problema forte del rapporto indissolubile, è anche difficile, complicato tra madre e figlia, e c'è la prospettiva... Uh, eh, diciamo di apertura europea eh, portata dallo straniero, eh, vero è che eh, il dialogo, il colloquio porta veramente in primo piano oh, il discorso della situazione, su, così la riflessione eh, sulla situazione eh, femminile. Eh, ci sarebbero molte altre cose da dire, io mi fermerei qua perché mi rendo conto di essere andato un po' troppo oltre. Ma ricordo, ma sto citando ciò che tutti conoscono, che è appunto la Deleda si è parlato anche prima di, di attenzione, appunto, anche eh, alle donne, e eh, certamente alla condizione femminile. Ecco, mi piace eh, ricordare eh, dall'intervista dall sull'articolo eh, eh, con interviste, un'inchiesta sul femminismo, ho pubblicato sulla nuova antologia eh, nel luglio del 1911. Eh, le parole della D'Eleda a proposito del ruolo eh, delle donne e eh, eh, del suo ruolo, scrivo romanzi e novelle. Questa è la mia specialità. Trovo giusto e bene che la donna pensi, studi e lavori. Io mi fermerei qua. Di, dico che eh, appunto l'impegno drammaturgico della D'Eleda è di sicuro o interesse, eh, certo, forse, eh, ecco. Sono altri gli ambiti in cui più felicemente eh, la nostra scrittrice eh, raggiunge eh, i risultati migliori, però ecco, ritengo che anche questi testi debbano essere valorizzati al, al netto appunto, di quei problemi filologici di cui accennavo. Vi ringrazio per l'attenzione. Il Ringrazio il professor Puggioni per questa interessante relazione su uh, Grazia Deledda, drammaturgo. E adesso passiamo, e sicuramente ci saranno domande, alla fine dell'intervento del professor Cannas, che è ricercatore e docente di letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali di questa università. Il professor Cannas ha pubblicato monografie e saggi su autori quali Giacomo Leopardi, Cesare Pavese, Dino Buzzati, Dalo Calvino, Grazia Deledda, Sat, Giuseppe Satta um, e, e Sergia Zeni. Si è occupato di riscritture novecentesche eh, del mito, uh, la monografia intitolata Lo sguardo di Orfeo. E eh, di forma breve ancora della canzone d'autore con Fabrizio De André in particolare e del fumetto. Il titolo del, eh, dell'intervento del professor Cannas è Il racconto è un inganno: l'urgenza della scrittura in grazia dell'Edda Grazie. Grazie a te, Stefania. E intanto buongiorno a tutti, si sente? Allora ringrazio come diritto organizzatori anche se eh, come dire c'è una sorta di serie di congiunzioni astrali che fa sì che io sia qua visto che condivido la data di nascita come anno un secolo dopo ovviamente con Deletta il compleanno di grazia Deletta coincide con quello di mia mamma la data di morte di grazia Deletta coincide con la data di nascita di quella della mia compagna quindi come <ride> dire volente o nolente è iscritta nel mio destino e quindi sono qua e scherzi a parte oggi parlerò di tempo a partire da uno spunto che derivo da quello che è stato l'ultimo intervento di Giovanna Cerina dedicato a Grazia Deledda nel convegno di cui già si è parlato anni fa in cui Portales diede il suo contributo per l'organizzazione e in quell'occasione Giovanna sottolineava uno degli aspetti fondamentali della novellistica la capacità di giostrare col tempo che caratterizza la scrittura di Grazia Deledda al punto che Giovanna paragonava eh, grazie a lei da una figura tutta di, sp di spessore letterario che è quella di Shahrazad sapendo che si tratta in fondo di giocare una partita con il Signore del Tempo che era per Cerina in ultima istanza il Signore della Morte ora ehm, diceva anche qualcun altro che eh, insomma il racconto è un incantesimo che agisce sullo scorrere del tempo accelerandolo, rallentandolo a seconda delle esigenze questa è un po' anche la dote di Grazia Deledda. Tutto quello che è stato detto fino a oggi, negli interventi precedenti, fa sì che non sia necessario che io mi dilunghi più di tanto nel parlare dell'apprendistato al racconto di Grazia, che è un apprendistato ovviamente che avviene attraverso il racconto orale, il racconto che deve durare il tempo di una seduta, che è quindi è un tempo necessariamente breve, che troverà il suo corrispettivo poi quando scrive Gli Ezeviri per il Corriere della Sera, nella misura altrettanto. Circoscritta che è quella del Zeviro una colonna e tre quarti. E, mh, dopodiché, insomma, eh, il passaggio dal eh, raccontorale a quello scritto non è ovviamente un automatismo. Ma fortunatamente, Grazie Deleda ci lascia una grande quantità di novelle in cui ci spiega eh, sostanzialmente come avviene il suo lavoro. Eh, per esempio, Zeviro d'urgenza, no? e lì capiamo che il tempo è. Un ingrediente eh, fondamentale, visto che l'urgenza dell'editore quasi mai corrisponde, anzi, più delle volte agli antipodi, con l'urgenza dello scrittore. Sappiamo che dedica una grande quantità di tempo ogni giorno alla scrittura, alla scrittura, nelle sue varie forme, nei suoi vari aspetti. Paragona in una novella il lavoro dello scrittore a quello dell'artigiano, e specificamente dice che è come la rotina eternamente impegnato da filare il proprio coltello. Tutto il lavoro che fa nel corso degli anni, ogni santo giorno, per una determinata quantità di tempo, ogni giorno fa sì che la scrittura di Deletta nell'arco degli anni puntualmente si affini, diventi sempre più precisa in un certo senso. Poi sulla capacità di manipolare il tempo da parte eh, dell'autrice nelle sue novelle... So, potrei tirare in ballo molti, molti esempi, l'imbroglio delle sequenze temporali, l'uso che fa spesso e volentieri della prolessi che serve a inquadrare la vicenda del protagonista entro una cornice di ineluttabilità, le volte in cui gli orologi dei personaggi sono sistemati e scorrono in maniera asincrona, ma se, diciamo così, se guardo il complesso delle 400 novelle, sono troppe, Faccio un esempio di novella costruita con l'orologio e che funziona come un perfetto meccanismo ad orologeria, che è una delle sue più belle, credo, le scarpe del 1912, che la storia ve la riassumo in quattro parole, è la storia di Elia che è un personaggio che vive in una condizione prossima alla miseria, che molti, come molti suoi omologhi eh, letterari essendo un po' indolente, sogna una facile ricchezza che gli si prospetta nella possibilità di ricevere l'eredità di uno zio di cui è l'unico parente eh, e che vive a Terra Nova, quindi si deve mettere in moto da Nuoro a Terra Nova per arrivare in tempo utile a raccogliere gli ultimi sospiri di vita dello zio e ricevere l'eredità. Quindi si mette in moto, ovviamente, la sua miseria, come dire. Complica il cammino perché ha delle scarpe che sono già logore e che si sfondano strada facendo, arriva a metà strada più o meno. A Orosei si ferma in un ostello, ha le scarpe sfondate, è lì il meccanismo della tentazione, il meccanismo del Libiano, lo spinge a rubare le scarpe di un altro povero disgraziato. Si mette in moto con i piedi leggeri, ma la testa ingombra quel senso di colpa che, di cui non si libererà più. Certamente, inizia ad avere incubi ad occhi aperti, per cui immagina un mondo fatto a misura di scarpe e popolato di scarpe. Insomma, torna indietro, riposiziona le scarpe nell'angolo da cui le aveva rubate e perde una grande quantità di tempo. Ovviamente, il risultato finale è che arriva a Terranova quando lo zio è già morto e ha lasciato l'eredità ad altri. E, è l'esempio, insomma, idea di quel personaggio che perde la sua partita. Con il Signore del Tempo, quella con il Signore della Morte, in questo caso è, è più discutibile perché è rischiato costantemente. L'altra la, parola che avete racconto è degradarsi, e degradarsi per un personaggio che vive già in una condizione prossima alla miseria, capite bene, che implica il rischio di una caduta fatale, evidentemente. In questo caso, in questo caso, no. Però, rispetto al panorama delle novelle, a me interessano oggi eh, in particolar modo quelle novelle che sempre secondo uh, Giovanna Cirina, diventano più mh, quantitativamente cospicue negli anni tra uh, la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, cioè eh, quella che lei stessa definisce novelle, eh, che definisce dei meta racconti, che sono interessanti per una serie di ragioni, perché come dicevo prima, Deleda tende ad auto-rappresentare se stessa e il proprio lavoro. È la propria vocazione letteraria, forse sapendo in qualche modo di dare dei materiali ai biografi futuri che l'avrebbero puntualmente rappresentata così la sua vocazione letteraria, e quindi si sdoppia tra la Deledda autrice e la Deledda personaggio, con la voce narrante che fa da intermediario, in questo sdoppiarsi, e poi c'è un'altra questione interessante. Si è sempre detto che la novellistica costituisce una palestra di scrittura che consente tra l'altro ad Aletta di constatare quasi in tempo reale la reazione del lettore quando scrive per esempio con il, per il Corriere della Sena così anche la lettera l'hanno mostrato le lettere la, sia Cristina Lavinio che Piero Mura hanno splendidamente mostrato che anche lì si tratta di registrare la reazione di un lettore anche nel caso in cui il lettore corrisponda con il destinatario specifico della lettera in questi metaracconti secondo me la lettrice ideale, è se stessa. Perché quella scrittura che tende sempre a scavare come il coltello in profondità, piega in questo caso all'autocoscienza, eh, all nel senso che non si tratta più di esplorare solitudine altrui, ma forse sostanzialmente di esplorare la propria solitudine. E tra queste metanovelle, tra questi metaracconti, ho scelto di soffermarmi un po' di più, di dare un pochino più di tempo a uno che è del 1931, è pubblicato di nuovo sul Corriere della Sera, che si intitola Racconti a Grace. Perché qua il tempo è come dire, allo stesso tempo il contenuto e la struttura narratologicamente discriminante è una novella in cui eh, Grazia immagina. Di rivolgersi a una ipotetica nipote, Grace, non sa se figlia di una nuora ciociara o mh, raffinata anglosassone, però le si rivolge perché, evidentemente, ha qualcosa da passarle, un testimone, forse, certamente un racconto. In realtà, poi la novella inizia con la descrizione del viaggio che ieri Grace ha fatto trascinando la mamma per un capriccio infantile, forse. O forse no, comunque. Se la trascina fino alla pineta di Cervia in aereo perché il racconto è proiettato 20 o addirittura 30 anni più in là nel tempo. Il viaggio, ovviamente, è rapidissimo in aereo. Ci impiega un'ora e tre quarti. Dato che credo non sia casuale, perché è un viaggio che si consuma in un'ora e tre quarti. Mentre Grazia Deledda scrive quella stessa novella in uno spazio che di una colonna e tre quarti. È un racconto in cui spazio e tempo si mescolano continuamente, anche se in questo primo anello della catena del racconto in realtà dello spazio non è che ci venga dato più di tanto. È un viaggio così rapido che conta sostanzialmente il, il punto d'arrivo, il traguardo. Anche i luoghi diventano anonimi, un albergo di cui non ci viene detto nulla di rilevante. è tuttavia questa, questo primo anello del racconto che si divide in tre cellule, con tre piani temporali differenti, consente a Grazia di istituire una prima comparazione. Dice a Grace: Pensa che se tu ci hai impiegato un'ora e tre quarti e sei tornata a casa nell'arco di un pomeriggio, io per realizzare la prima volta quello stesso viaggio direzione La Pineta di Cervia ci ho impiegato ben 12 ore, perché mi sono mossa con un mezzo di trasporto decisamente più lento, il treno. Dovendo fare anche tre cambi di carrozza, tra l'altro, è un fatto che sottolinea. Ma in realtà, di questo viaggio, la voce dell'Edda, più o meno prossima alla voce dell'autore, ci dice che ci, dice tutti i, ci racconta tutti i preparativi, quindi, per esempio, la quantità di cibari che si portano appresso rispettando un rito antico, vedremo. Eh, credo che sia la prima una delle prime attestazioni letterarie di sardo che si fa un viaggio eh, portandosi appresso non il maialetto arrosto in questo caso ma una lepre arrosto un pollo le uova sode ci viene dato tutto l'elenco e serve adesso vediamo in che senso probabilmente registriamo il fatto che durante il viaggio in treno grazie sì probabilmente possiamo visualizzarla mentre si affaccia dal finestrino perché Sicuramente ci descrive i riflessi dorati delle ginestre mentre sale, il treno sale sugli Appennini e ci dice un altro dato essenziale e fondamentale: si sente ringiovanire, lo dice proprio il testo, mi sento ringiovanire, subito si è sentita ringiovanire. Paradosso, per cui Einstein ci dice che più rapido è il mezzo di trasporto e più. Come dire, il tempo tende a rallentare. Ovviamente, questo è un universo di finzione in cui funzionano altre leggi. Più è lento il mezzo di trasporto, più l'orologio tende a rallentare e in qualche modo si innesca la possibilità di un viaggio ritroso nel tempo, perché è innescato da quel paesaggio che sta osservando nel finestrino. Questo capita in molte altre novelle, che guarda il paesaggio e subito inizia una comparazione. Tra ciò che quel paesaggio ha di simile e ciò che ha di profondamente diverso rispetto ai paesaggi della sua memoria sarda, e anche il rito del portarsi appresso le cose da mangiare, lo dice esplicitamente la Deleda: non lo faccio per esigenza, non lo facevamo per esigenza, lo facciamo per rispettare qualcosa che appartiene alla sua infanzia, e infatti, a partire da questa seconda cellula del racconto, parte immediatamente la terza, che è quella che si espande più di ogni altra, occupa di fatto tre quarti della novella, è che inevitabilmente l'innesco della sua memoria sarda, del suo primo viaggio, lo dice proprio a Grace, se questo viaggio che ho fatto io verso la Pinest di Cervia in 12 ore ti è sembrato lungo, pensa che quando avevo la tua età, 11 anni, il mio primo viaggio di cui abbia memoria, che resta anche il più bello di tutta la mia vita, è durato giorni, perché cambia di nuovo il mezzo di trasporto. È un mezzo di trasporto ancora più lento, è una percezione del tempo ancora più lenta per un certo aspetto. Si muove in, in una dirigenza che ha le ruote dorate, già una roba incantata che conduce, eh, grazie a Deledda, accompagnata dallo zio Andrea. Quindi, occhio che una narrazione così rapida mette in scena quattro generazioni di Deledda. Lo zio, se stessa giovane, se stessa adulta, la nuora, la nipote Grace. Prima tappa in una casa cantoniera bianca perché non era ancora istituzionalizzato il rosso Pompeiano per le case cantoniere. Ci vorrà un altro mezzo secolo. Una casa bianca che spicca nel buio della foresta e della notte scrive Deledda come una casa di fate, forse lontana parente della casa eh, della bambina dei capelli turchini se non fosse che è popolata da persone molto più accoglienti che infatti distribuiscono vernace e acquavite in cambio di pochi centesimi una casa di fate dove trascorre la notte il viaggio quindi dura per più, per più giorni il giorno dopo si mettono in marcia verso Macomera anche lì una sala imbandita di ogni ben di Dio che rende inutili le, le, le bisacce piene di ogni ben di Dio che siano portate appresso da da Nuoro poi, da Macomer, si mettono in viaggio in treno, un treno molto più lento ovviamente di quello romano, e che conduce grazie Grazia Deledda fino a Cagliari per e in occasione del primo maggio, quindi è il trionfo della primavera. Dice la festa della primavera: Deledda è anche la primavera della sua vita, perché ha 11 anni. Cagliari è tutta in fiore, ovviamente, e in quell'atmosfera le pare. Dice proprio eh, testualmente: La più bella e la più forte città del mondo, con le sue torri leggendarie. Dopodiché, ci descrive quello che è la liturgia di Sant'Efisio, non molto diversamente, probabilmente, da come, farebbe, da come hanno già fatto i viaggiatori europei dell'Ottocento. Dell tranne il disincanto finale, che non vi svero per chi non avesse letto la novella, ma insomma, nel finale, alla fine, in un certo senso, D'Eleda scopre di essere più estranei alla città di quanto forse non si sentissero stranieri i viaggiatori, viaggiatori dell'Ottocento. Raccontato, dato conto di quello che è lo schema e dei piani temporali che mette in gioco la novella, la domanda è qual è il senso, qual è il significato? Ce n'è uno che è immediato e che eh, ha un senso indiscutibile, infatti è stato autorevolmente sostenuto quello secondo cui Almeno due dei piani temporali sono in netta contrapposizione, in antitesi tra loro. Da un lato c'è il tempo della modernità, il tempo dell'efficienza tecnologica, quello del futuro, in cui addirittura si immagina che l'aereo sia una roba a portata di tutti, facilmente accessibile, di uso quotidiano, senza neanche il problema delle file ai cecchini, evidentemente, che consente di spostarsi da una parte all'altra in, in mezza giornata. Questo tempo della modernità si contrappone nell'ultima sezione del racconto, quella più, più lunga, ehm, col tempo che non scorre, con l'immagine di un'isola fuori dal circuito della storia, su una sorta di angolo atavico sistemato tuttavia nel cuore del Mediterraneo occidentale, e questa lettura funziona. Eh, C'è tuttavia un altro possibile modo di intendere la novella che non è che contraddica il primo, ma in un certo senso forse gli dà un senso più intimo. Dobbiamo tener conto che la novella del 1931, Deleda sa di essere malata e forse sente che il tempo le sta sfuggendo, eh, le sta sfuggendo dalle dita. Quel tempo futuro che scorre così impetuoso verso l'ultima foce è forse la proiezione del, che la Deleda ha del proprio tempo, del tempo che le resta da vivere. In una situazione in cui, paradossalmente, l'unico lembo di tempo che può ancora come dire, estendere, che può dilatare attraverso eh, l'arte del racconto, è il tempo della memoria, il tempo che può estendere verso il proprio passato. E ci sono dei segnali nel testo interessanti in tal senso. Uno, in particolar modo, coincide con l'incipit, quindi quella zona del testo strategica in cui la scrittura si trova a fronteggiare la pagina bianca. Eh, l'incipit è questo. Fra vent'anni, speriamo anche 30, speriamo anche 30, come a dire, allontaniamo il momento in cui devo passare il testimone a Grace. Fra vent'anni, speriamo anche 30, la vecchia nonna Grazia dirà alla sua bella nipotina Grace, figlia di suo figlio, questo è un incipit che è una sorta di antifiaba perché non c'era una volta, c'è fra vent'anni, speriamo anche 30, che formula magica non è, è formula autoironica, che vorrebbe ancora... Esorcizzare il tempo perché sostanzialmente si tratta ancora una volta di una partita che Deleda sa di giocare con il signore del tempo, sapendo forse di non poter scampare a quello che è il signore della morte, e, tuttavia, quella formula che magica non è ed è autoironica, immagina di poter un'ultima volta, forse esorcizzare il tempo, addirittura l'inganno, l'illusione di poterlo fare scorrere all'incontrario se non forse che quell'incanto si spegne nel disincanto del finale eh, dell'epilogo che è ovviamente l'altro capo del testo dove l'ultima riga del racconto fronteggia quello che De Redda chiama lo sterminato deserto lunare della pagina bianca. Grazie. Ringrazio il professor Cannas per, questa, per questo intervento sull'uso sul, uh, diciamo, del tempo e la funzione anche tematica, se vogliamo, del tempo, la riflessione esistenziale diciamo, rispetto alla nostra, al nostro stesso essere, come ci muoviamo nel tempo. Mi domando quando, quando fece le sue lezioni Einstein a Bologna? In, siamo Beh, a un certo punto Einstein fu invitato a insegnare a Bologna e lui era molto contento e fece anche lezioni in italiano e, oh, e mi domando se queste lezioni precedettero di poco oh, mh, eh, questo, la, la stesura di questo racconto, perché essendo lei molto avvertita, molto informata eh, di tutto quello che accadeva, insomma, la venuta di Einstein ebbe di una risonanza. Nazionale, logicamente, ecco, così era giusto, però adesso. Anche perché ha preso il premio Nobel cinque anni prima. Beh, cioè, eh, sì. ha preso no, eh, Einstein il premio Nobel, Nobel cinque Nobel, anni prima. Cinque anni, del, ecco, quindi eh, sì, fu invitato dopo. Quindi sicuramente lo spazio è quello fra il 26 e il 31. Ecco, e mh, volevo oh, sapere. A Bologna. A, a Bologna? a occhiometro? Beh, il professor Cao ha sempre l'occhiometro. L'università bologna scrive lettera Nel 21, quindi era chiaramente ecco, sì. E volevo adesso sapere se c'è qualcuno che ha delle domande eh, da rivolgere ai primi tre relatori del panel. La professoressa Lavinio. Vuole il microfono? Grazie. Penso ah, forse arriva già. Sì, arriva? Ecco. Allora, grazie. Eh, intanto ho goduto moltissimo l'ultima relazione, bellissima. Una splendida narrazione della narrazione, eh, pensavo anche alle tue coincidenze. Ne ho anch'io di coincidenze. A partire dal fatto che mia mamma si chiamava Grazietta, quindi questo forse ha determinato un pochino la mia particolare simpatia per Grazietta Deledda. E, e dico Grazietta, la giovane Deledda. Poi volevo chiedere, e queste sono domande vere a Rita, eh, mh, Giuffa, a proposito di Giuffa, edizione 1831, 1931. Io mi sono imbattuta recentemente nel problema: Sandron dà la terza, lo dà come terza edizione. Quelle precedenti le ho cercate disperatamente per capire come lei avesse lavorato sul testo, non si trovano neanche a Roma. Guarda, mi hai proprio letto nel pensiero perché io poi per brevità non ho ovviamente aperto la questione durante la relazione, però quello che sarebbe stato necessario dire anche nella prospettiva che ho dato, è ovviamente di fare immediatamente un riscontro, un confronto, una lettura sì. comparata tra le, le due precedenti, perché sono due, è uscito due volte, sì, due, no? Due. È, è che, è, è, è che sarebbe veramente interessante perché le due sono ravvicinate e sono poco prima della fine dell'Ottocento, negli anni 90 dell'Ottocento, il 90 del 99, ecco, e quell'altra invece negli anni 30, quindi senz'altro bisognerebbe fare un raffronto, poi bisognerebbe farlo in generale di tutto, anche per valutare il peso pure, delle, non solo diciamo della revisione dell'autore, ma anche delle... Io personalmente non sono riuscita a trovarle, però mm. devo anche sparggermi il capo di cenere perché forse non ho fatto una ricerca accurata. In forse è la le... nazionale, io no, pensavo devo, di andare a vedere... Probabilmente nazionale. devo, sì, devo probabilmente verificare ancora in, in qualche istituzione, però diciamo, ho fatto una rapida ricerca perché la mia intenzione era anche provare per questa diciamo, occasione anche a farvi vedere un piccolo confronto tra l'una e l'altra in modo da... Mettere in rilievo qualche, sì. no? ecco, qualche eventuale modifica. Io, però, non sono riuscita a trovarle, anzi, se congiungiamo le, gli sforzi, ci poi... scambiamo volentieri. Scusa, questo giù fa mi ha colpito moltissimo perché è cinese. Io vorrei sì. capire se qualcuno si è posto il problema perché è cinese. Io non ho trovato una risposta. Eh, e comunque disegni, è da segnalare. Hai, hai nella... visto l'edizione del 31? C'è anche tutto sì. un disegno del mandarino sì, sì, sì. e lei continuamente, ripeto, anche qui io per brevità non ho potuto insomma, entrare nel dettaglio, ma lei continuamente gioca anche su questo fatto, sì, sul facendo anche dei giochi linguistici sì. su questa codina del, 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 che, che quando si arrabbia diventa un gatto arruffato con sì. la ripetizione tipica della crisi insomma della fiabistica, della fabulistica e sarebbe veramente interessante capire perché, perché noi sappiamo che Giuffa o Giaffa ha avuto tante rivisitazioni sì. nel tempo e si è sparpagliato anche nei vari paesi. il suo è, è cinese sì infatti, non e ne avevo mai trovato una Giuffa cinese, è di, e di aria tipicamente arabo mediterranea sì, ma poi ti dirò con una serie anche di indicazioni linguistiche perché lei ci sono dei passaggi e lì si vede la, la, la delenda di Dascalica per i bambini, dei passaggi in cui lei mette delle frasette. In cinese, sì. e poi la glosse dice che in cinese significa questo, specialmente quando la madre di Jeffa va a raccomandarsi al mandarino per tutte le malefatte del figlio e la madre dice di queste cose e, e mette delle formule che poi chissà se sono realmente cinesi o no. Poi lei sottomette una nota e dice che in cinese significa oh mio dio, oh mio dio, aiuto, aiuto, e da tutte queste glosse diciamo, dal cinese all'italiano. Sì, poi volevo chiedere a Roberto Pugioni e. Che fine ha fatto la musica de, de, della Grazia? Perché ieri la davano per persa. E se c'è stata un, una, una registrazione con ricordi? Ieri io ho capito che... Non è libretto, ma credo che ci sia anche... No, c'è? Allora, forse io ho capito male ieri, perché la rifatta per il film era, c è, è, c è completamente è diversa è da quella... Va bene, avevo segnato un'altra cosa. C'è la professoressa Sì, vabbè, io volevo fare queste domande flash, ma eh, non mi ricordo. Un'altra domanda per Roberto. Se me la ricordo te la... Certo. E la professoressa Flores. Ah, per Grazie. Sì. e allora grazie a tutti per la grazie. Come? Ah, sì. grazie a tutti e tre per adesso delle tutte belle relazioni e volevo chiedere però intanto a Roberto che è stato molto deluso della teatralità e della vocazione forse non del tutto felice dell'Edda dell drammaturga. Ma è molto interessante misurare, cioè comparare questa difficoltà, soprattutto, come dicevi, alla evoluzione del personaggio e della drammaturgia della pièce, vale a dire il fatto che lei è così anche impaziente che non trasporta la vicenda attraverso tutti i suoi appunto eh, ehm, passaggi drammaturgici. Questo ha molto a che fare. Ah, no, delle... Un po', un po' in generale della, delle quattro cose, ma eh, secondo me è molto interessante allora tornare invece ad una domanda che è la teatralità delle novelle, dove lei seleziona in realtà le, gli aspetti eh, teatrali. Alcuni tu li hai eh, individuati, per esempio, nell'ambientazione, nella cribia che lei mostra appunto nell'ambientazione, anche se con cristallizzazioni, certo, le notiamo. Ora, a me ha sempre colpito il suo gusto fin troppo accattivante verso la lettura del colpo di teatro, della finale ad effetto, che in qualche dettaglio ci aveva predisposto, ma che è sempre molto di gusto, diciamo, cioè di soddisfazione per questa efficacia, diciamo, delle, delle oh. colpe ad effetto finale. Ecco allora, che a me pare che una dimensione interessante sarebbe lo studio dell'ambizione di quell'avvocazione che in pieno e conclamatamente lei non realizza, ma che evidentemente più o meno consapevolmente insegue certamente nella sua corsa narrativa, eh? con tutte anche le contraddizioni, le impazienze, eccetera. Quindi mi, mi, mi è piaciuto molto anche pensare a queste due dimensioni. Per quanto riguarda, naturalmente mi piacerebbe interloquire molto anche con Rita, che è sempre così straordinariamente impeccabile, oltretutto, però è, è appunto il suo mestiere. Eh, ma vorrei dire una cosa ad Andrea. Eh, Andrea affronta un tema che è straordinariamente eh, confacente ad una che veramente sembra un orologio, cioè ad una che si inventa... Allora, troverei quasi un po' falso, tanto è vero, il gioco di in comparazione con Sherazad, perché lei è proprio l'orologio che nel suo horror vacui, nella ora ruiti verso quella morte, riempie disperatamente la vita e la scandisce. Questo è il suo obiettivo. Quindi un po' correggerei, parafrasando, sia il facile credo anche se Giovanna ovviamente sapeva bene cosa diceva quando parlava della capacità affabulatoria, lei che ne aveva così tanta, anche lei, della Deleida nell'assimilarla all'archetipo di Sherazad, però ecco, lo correggerei proprio nel senso che lei è una specie di disperata, se vuoi, eh, mh, riempitrice della vita, eh, disperata e così feconda, riempitrice della vita proprio come colei che... è temendo nel vuoto, lo riempie e lo scandisce, proprio come un orologio. In questo senso eh, mi pare felicissima la tua eh, astrazione del tempo nella dimensione anche suggestiva, sia esistenziale che narrativa, della Deledda. Bene, c'è qualcuno non che vuole... Forse sì. devono rispondere, sì. non so se sì. vogliono replicare i colleghi o solo sì. No, no, io sono, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto. No, io non voglio fare una domanda, voglio tirare l'acqua al mio mulino e farvi notare, notare nell'elenco che ha letto Roberto e che a Duilio sembrava un, eh, un inventario notarile, volevo farvi notare finestruolo con il dittongo antimanzoniano per, a, per sì. sostenere il discorso che si faceva eh, in merito a eh, queste microspie che capisco che sono poco. Appetibili per i non addetti ai lavori e magari la linguistica può essere a volte noiosa. Però a noi storici della lingua ci dicono veramente tanto perché sono posizioni, soprattutto in un momento in cui il dibattito era ancora molto forte, ed è, sarebbe molto importante anche per la produzione teatrale fare uno studio significativo proprio anche della lingua, tanto quella didascalica quanto quella utilizzata nel dialogato mm. e ehm, sarebbe anche molto interessante, io forse non so se lo hai detto, non so se mi è sfuggito perché a un certo punto mi sembra che tu l'abbia detto eh, sappiamo benissimo che è prassi normale tirare una propria novella una pièce teatrale e io mi sono, diciamo, dilettata anni fa a fare un confronto di questo tipo, per esempio nel lavoro eh, di Bontempelli, quindi ho fatto, un, diciamo, un piccolo specimen l'analisi di mm, Minila la Candida che è mm. tratta da una sua novella Giovane anima credula, ma si può fare. Tra l'altro lui l'aveva fatto su spinta di Pirandello, cioè era stato Pirandello che gli aveva scritto, abbiamo una lettera bellissima di Pirandello a Bontempelli in cui c'è scritto mm, Devi scrivere del teatro perché Bontempelli era un po' scettico come molti intellettuali dell'epoca. Devi scrivere del teatro, prendilo pure da una tua novella, fai come faccio io, quindi abbiamo proprio una testimonianza. Allora sarebbe anche molto interessante fare il raffronto tra la, 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 il punto di partenza narrativo e il punto. Eh, diciamo, d'arrivo, tra virgolette, eh, teatrale, perché da, sempre dal, dal mio punto beh. di vista linguistico emergono tantissimi aspetti interessanti, quindi... Eh, no, no, ma, ma questo è un aspetto centrale, centrale. insomma, è chiaro che mm, si può stare... Non si, no, chiaramente non mi sono eh, dilungato oh, a ragionare di questo, però è importante. Eh, penso appunto all'Edera, dicevo che una delle... Due macrovarianti obbligate, e insomma, è ovviamente l'apparato oh, delle didascalie che è imponente ed è molto interessante, insomma, eh, davvero. Questo mi, mi riporta anche a, a ciò che diceva uh, Gonaria prima, eh, mi sono oh, curiosamente ritrovato nella situazione. Sto parlando oh, dell'Edera. Eh, nella situazione di, dei critici più avvertiti, diciamo, dell'epoca, io forse meno avvertito di loro oggi, non lo so, eh, però ecco, eh, diversi si pongono il problema, ah, se non avessi letto il romanzo, oh, forse mi, sarebbe, eh, mi sarei entusiasmato, eppure, mh, mh, come dire, sto parlando di, di, di giudizi positivi anche sulla riuscita scenica del testo. Effettivamente è opportuno un discorso più tecnico da questo punto, oh, da questo punto di vista. Poi non so oh, eh, l'altro discorso è appunto la teatralità della novellistica che è sicuramente molto molto marcata in Grazia Deleda, ma insomma anche là è un ambito eh, che si può esplorare. esplorare cioè, certo Ci sono altre domande per i relatori? No? Nessuno che vuole fare domande preventive a Duilio per metterlo in difficoltà. <ride> Io ho le risposte. <ride> allora bene, adesso facciamo una piccola pausa per il caffè e i lavori riprendono, a mezzogiorno meno un quarto. Grazie. Grazie Quindi a te.